Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui tracciamo un mini bilancio della settimana del Lecce, che si è conclusa lo scorso sabato con il pareggio a reti inviolate a Parma. Dunque, il Lecce è sceso in campo mercoledì scorso a Cosenza, partita terminata poi 2-2. Che dire di quella partita? Una prestazione assolutamente deludente. Il Lecce approccia bene la partita, passa subito in vantaggio con un gran gol del bomber Massimo Coda. Dopodiché poi non affonda più il colpo, non chiude la partita, crogiolandosi in un palleggio a metà campo fine a se stesso, senza penetrare, senza mai attaccare fondamentalmente. Il Cosenza così alla fine del primo tempo trova il pareggio con la Rivei e all'inizio, alla ripresa, all'inizio del secondo tempo passa persino in vantaggio completando la rimonta grazie a un gol di Millico. La partita prosegue e nel momento in cui tutti ormai pensavano ad una vittoria dei calabresi, il Lecce nei minuti finali agguanta il pareggio con Blen, che dir si voglia. E dunque, poi qualche giorno dopo i salentini sono scesi in campo a Parma lo scorso sabato. Anche qui una prestazione leggermente non negativa, ma sottotono per una squadra che aspira a vincere e a ritornare nel massimo campionato. E poche occasioni da entrambe le parti. Il Parma tra il primo tempo e l'inizio del secondo tempo può passare in vantaggio prima con Benedicciak e poi con una grande occasione non sfruttata da Pandev. E Lecce poi si sveglia nei minuti finali con tre tiri da parte di Strefezza e due da parte di Di Mariano, grandi su cui il portiere Emiliano Turk si supera. In ogni caso, anche qui una squadra apparsa stanca e questa sosta, infatti il campionato riprenderà tra 2 settimane, al via del mare arriva il Frosinone, cade proprio a fagiolo. Tra l'altro i salentini hanno perso il primato adesso e sono scivolati al quinto posto, preceduti da Pisa, Monza, Cremonese. E nulla. Ci vediamo tra 2 settimane per un nuovo video.